Andiamo, facciamo tardi alla festa. Cosa hai preparato alla fine da mangiare? Non hai ancora cucinato nulla, dico Non mi bene? viene in mente Maledizione, Edo. niente. Dovrei pensare a qualcosa di banale, estremamente banale, però adatto al tema Halloween. Su, via! Quanto vuoi che sia complicato trovare qualcosa da preparare al volo di originale? Idiota in Technicolor! Quanto pensi che sia difficile? Cucinare è un'arte. Ogni singolo dettaglio, ogni singolo ingrediente va premeditato al millimetro. Non è così semplice come se io cambiassi scena da un momento all'altro. Benvenuti alla prima puntata di Cucina con Babbo. Oggi saremo qui per una ricetta a tema Halloween. E cos'altro di meglio di Halloween se non un piatto tipicamente americano, ovvero la cheesecake alla zucca. Avvicinati, cameraman. Molto professionale. Modestamente sono molto bravo nel mio lavoro. Cioè l'animatore. Non il cameraman. Lo potete vedere dalle bellissime animazioni che faccio! Iniziamo con gli ingredienti. Della panna, quanto basta, che chiaramente non c'entrerà un cazzo con la cheesecake, ma per un addobbo che verrà messo in seguito sopra la cheesecake, che però, mi raccomando, deve essere fresca, da montare. Poi un limone fresco. Va bene anche un'arancia, però anche un limone fresco. Deve essere bio, mi raccomando. Bisognerà utilizzare la scorza. L'ingrediente principale della nostra preparazione della cheesecake alla zucca, ovvero la zucca, che poi andrà resa mousse, ma quello lo vedremo più tardi. Abbiamo un altro ingrediente tipicamente americano, ovvero il cream cheese, il famosissimo cream cheese. Che quelli se lo sbattono ovunque, nel sorbetto, non lo so, nel soufflé, in tutte le cose ci buttano sto cazzo di cream cheese. E visto che siamo americani, buttiamoci il cream cheese. Solo che qui in Italia non esiste, cioè, è tipo crema spalmabile, però l'unica traduzione possibile è la marca che fa questi cream cheese, ovvero la Porca Eva! Vabbè, comunque, quel cream cheese, che mi raccomando che sia light. Light per due motivi. Il primo perché si amalgama meglio all'interno della preparazione. E secondo perché noi siamo attenti alle calorie, siamo attenti alla linea. E infatti accanto al cream cheese, light, c'è il mascarpone. Ovvero la morte del light, praticamente. Cioè non c'è un cazzo di light in mascarpone, manco un nome. Perché se tu pensi mascarpone, cioè non può essere light, quindi mascarpone. Abbiamo 4 uova fresche, anche queste bio, mi raccomando, della cannella. Questo posso anche far vedere la marca, perché a parte che mi sa che è sfigatissimo, senza offesa, ma è bellissimo il nome della marca, Cannamela. Vabbè, comunque. Dello zucchero a velo quanto basta, non ridere, zucchero a velo quanto basta, zucchero a velo che quindi è musulmano, dello zucchero vero e proprio. Che teoricamente andrebbe usato di canna, però sti cazzi, del magnifico burro per ostruire le arterie. Più è, meglio saranno ostruite le vostre arterie, quindi abbondate di burro, mi raccomando. Come dice il vostro nutrizionista. Poi abbiamo, infine, la base del nostro cheesecake, ovvero i biscotti Digestive, o tipo Digestive. Se non trovate questi qua, che tanto c'è scritta la marca sopra. Se non trovate questi vanno bene anche dei biscotti simili Digestive, anche se di Digestive non hanno anche questi, cioè serve un Digestive una volta che li mangi, poi insomma. Ok, questi erano gli ingredienti, iniziamo la nostra preparazione andando in cucina. Eccoci arrivati in cucina. Ora, come primo passo, pensiamo alla base della nostra cheesecake. Cosa me ne farò di due sacchetti grandi e di un mattarello, oltre a tirare in testa al cameraman? Mi muovo in un ambiente di lavoro salubre. Sto vivendo il sogno. Per favore, aiuto! La cosa che andrò a fare sarà infilare i biscotti qui dentro. Forse avete già capito cosa sto per fare. Che è la parte più divertente della cheesecake. Perché noi non abbiamo un mixer qui nel canale di Fritz. Qui abbiamo un mattarello.
quindi noi andiamo a sbattere ovviamente. È successo un incidente. Questo anche per farvi capire, era chiaramente tutto voluto, per farvi capire che io non sono un professionista, non sono un cuoco vero e proprio, io faccio questo perché mi diverte. Quindi non seguitemi, non scrivete nei commenti cose tipo devi fare in questo modo, ehi ho detto di fare... perché sono un hobby. Quindi era tutto voluto, tranquillo. Ora, tornando alla nostra cucina di Lapuelcan, continuiamo il nostro processo e lo farò ancora più volentieri questo perché mi devo sfogare. Perché sono un incapace e fallirò in tutto quello che proverò a fare nella vita. Fino a quando appunto non avrà raggiunto questa consistenza granulosa, una sabbia insomma. Ora andremo a amalgamare tutto questo con il nostro mitico burro fuso. Con delicatezza. Va. Così. Infilate. Sincero. Non troppo caldo, sennò si squaglia tutto. E poi andate ad amalgamare il tutto. Direi di aggiungere anche il resto. Una volta che avrete impastellato così bene, per bene, fino a far diventare tutto una sabbia molto unta praticamente, andremo a mettere la nostra base nella tortiera. Ora andate a prendere la vostra tortiera, come ho detto, da 20 cm e andiamo a posizionare il cibo degli dèi all'interno della tortiera. Una volta che avrete ultimato l'inserimento di tutti i biscotti, li andrete a spalmare in questo modo. Quindi schiacciandoli. Tecnicamente bisognerebbe farlo con le mani, però così è più figo, devo essere sincero. Una volta che avrete sudato tantissimo per fare questa cosa, andate a metterla in frigo. E guardate bene, c'è anche la panna, perché dopo servirà, però va tenuta in frigo perché la panna va montata fredda. That's what she said. Ed ecco il nostro pubblico femminile che evapora. Come sempre. Passiamo all'armamentario pesante, ovvero un mini col cazzo, Imer, per andare a pimare la nostra zucca e per renderla un passato, quindi zuccavo, perdonatemi. Mi raccomando, la mano deve essere pulita, se no i vostri amici a cui porterete questa cheesecake vi odieranno. No. Procediamo alla spremitura. A volte mi veniva da chiedergli, è un cucchiaio quello che hai in tasca o sei felice di cucinare? Ma non l'ho mai fatto perché ho paura della risposta. Sblorg. Andate a infilare questo composto qui dentro. Facciamoci aiutare da un cucchiaio. Ok, ora che è bene mussata, guardate che bella, sembra omogenizzato per i bambini, però è troppo buona, è davvero troppo buona. Zucca è una delle cose, secondo me, più sottovalutate nell'ambito culinario che esistano. Infatti non so se avete mai provato i tagliatelle di zucca di Parma, spettacolo. Ora andate a procedere nello stesso modo anche con restante zucca, però non ve lo farò vedere perché sennò vi spacco i coglioni. Voi non avete idea della fatica che sto facendo, però lo sto facendo per voi. Ora, come prossima cosa, andate a... No, non lo faccio. Andate a... Non mi viene il verbo. Aprire. Andate ad aprire le uova. Però... Facciamolo in un modo bello. In un modo artistico. Per la gioia del montatore. Vero, Fritz? Ora sono così. Voilà. Oltre a cuoco anche grande mago. Spero che metà della popolazione mondiale sia ancora viva dopo questo mio schiocco e niente. Ora prepariamo la nostra cheesecake. Eccoci arrivati al momento clou
al momento veramente della nostra cheesecake, ovvero e andiamo a versare dentro questo minuscolo contenitore i nostri ingredienti, ovvero la polpa, godo, e poi ecco a voi il nostro cream cheese che ora servirà alla causa, e ce l'andiamo a sbattere di fare. Mascarpone, bello. Se non l'avete ancora capito, sì, mi piace dire la parola mascarpone, ma chiaramente dopo aver fatto una cosa così potreste anche unire il tutto in modo non artificiale, quindi no, questo non lo faccio, quindi con le mani, ma qui la tecnologia ci viene in aiuto con un attrezzo formidabile. Prendete questa mistica frusta a doppie fruste e andate a frustare. È tutto così bello. Io sono felice di essere vivo in questo momento. Una volta che sarà più o meno di questa consistenza, quindi così, andiamo a unire prima lo zucchero delicatamente, mi raccomando, con delicatezza, delicatissima, la cannella, non troppa perché mi sono intossicato solo a prenderla, direi basta così, giusto per dare quel saporino, la scorza di limone la andiamo a grattugiare per dare un aroma e anche una lazio a questo piatto meritato. Non troppo, mi raccomando, sennò il limone andrà a coprire tutti gli altri sapori. E poi le uova, mi raccomando, le uova non andate a romperle direttamente nel paniere. La goduria chiaramente continua, una alla volta, mi raccomando. Mi raccomando, prendete anche e mangiatene tutti gli ingredienti che sono rimasti qui sul lato, perché qui non si butta via niente, sono tutte calorie sprecate queste, non sia mai che qua non si ingrassi come dei bisonti. Andate un attimo a mescolare in questo modo, andiamo a riprendere la nostra base, andremo a infilare tutto questo qui dentro. Intanto sentite il forno, perché va preriscaldato a 170 gradi prima di infilarlo, quindi andiamo. Voi non avete idea della goduria che sto provando in questo momento. Cioè, io penso di essere nato per questo scopo, buttare la zucca su questo impasto. Andiamo a infilare. Wow! Mi sono anche scottato. Era tutto calcolato. Aiuto! Lo stavo per tirare addosso. Comunque, il cheesecake ora va in forno in questo modo, ma leggermente più avanti. Così, sono ancora di nuovo scottato la vita, però questo non lo lascio a capire. E lo mettiamo a 150 gradi più o meno per 50 minuti. Ora seguirà un video di 50 minuti in cui io aspetterò. A quanto stanno i visual? Ora non seguirà un video da 50 minuti in cui aspetterò. Andrò a scegliere anzi il mio travestimento per la festa di Halloween. E mentre la nostra cheesecake è in forno, andiamo a montare la pasta. La pasta? La panna? Panna. Vi stavo anche per fare una brutta battuta, ma sono stato punito dal karma. Poi, una volta che avete semi-montato la panna, aggiungiamo il famigerato zucchero, ovvero che non serviva un cazzo se non a questa cosa, maledetto te. Via. Giusto per aumentare un po' il livello di zuccheri dentro questa torta, visto che non erano già abbastanza, no? Mi raccomando, fate sì che non ci siano grumi. E neanche agrumi.
Ora che la vostra panna è montata, se è montata o come cazzo volete dire, la rimettete, la infoderate chiaramente perché non siamo, siamo un po' schifiltosi qui, la rimettete in frigo fino a quando non sarà pronta la cheesecake. Ci rivediamo tra 45 minuti. Dopo che è passata un'ora per la cottura della nostra cheesecake, ho aspettato un'altra ora per farla un attimo riposare e chiaramente si è aperta in due. Sa di zucca. Adesso andremo a infilare la nostra cheesecake in frigo e ce la terremo per qualche ora, fino a quando non sarà bella fresca e potrà essere consumata da noi, per poi inserirci in seguito anche la panna montata. Non vedo l'ora di assaggiarla. Bene, ora che il tempo di cottura è finito, possiamo prendere la nostra bellissima cheesecake. Non vedo l'ora. Siete pronti? Questo benvenuti alla nuova puntata di Cucina con Babu. Oggi episodio speciale, facciamo frizz al forno, vediamo com'è. Aiuto, mi sembra quasi cotto. Alla prossima puntata! Niente, mi è toccato rifarlo per colpa di quel cazzo di frizz che però era ottimo al forno, bisogna ammetterlo. E quindi niente, lo assaggiamo e... Ovviamente è dannatamente buono, ma questo non c'è un dubbio. Mi raccomando, iscrivetevi, mettete mi piace, condividete. A 100 like il prossimo episodio, non è vero, però a 1000 like la ricetta di frizz al forno. Merita. Spettacolo.